Svegliati, Avvocatura. Buongiorno anche quest'oggi, siamo a sabato 3 giugno 2016, sono le 7.45 e 23 secondi, Uslow Web Radio con Svegliati Avvocatura, sempre in diretta da Roma, chi vi saluta Andrea Pontecorvo in questo fine settimana di ponte. Comunque non vi lasciamo e non vi lasciamo nemmeno con una conduzione remota d'eccellenza che vede collegato da Lecce il nostro Giuseppe Gallo. Sì, buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri colleghi in ascolto. Qui a Lecce è venerdì, Andrea, 3 giugno. Perché, oddio, non mi dire che ho ridetto gennaio, ti prego. No, dimmi, hai detto sabato. No. Hai detto sabato. Oh, allora va bene, ragazzi. Abbiamo perduto, basta. Mi avete perduto totalmente. Il nostro calendario ufficiale con gli orari, i minuti, lo dovevo far riparare fino. Ma vedi, uno si concentra fino all'inizio e poi via, salta tutto quanto. E un saluto anche a Clara Mazzarella, collegata via Skype, sempre da Roma. Mai più soli, questo sarà il nostro motto d'ora in poi. Come dici tu, pure il venerdì, il sabato, la domenica. Io non sono lì da te, Andrea, perché a Roma ci sono i microclimi, per chi non lo sa, ma qui diluvia. No, guarda, l'ha fatto anche tranquillamente qua. Novembre. Ha fatto anche qua. Non ti avrei contraddetto. Molto bene, non perdiamoci in altre chiacchiere che già la figuraccia l'ho fatta questo venerdì, ripeto, venerdì 3 giugno. E a questo punto la parola è totalmente alla conduzione, fatemi soltanto ricordare il numero di telefono della radio che è 331-309-7852, in questo momento attivo, quindi se volete salutarci, se volete mandarci commenti, critiche, suggerimenti, siamo sempre pronti, WhatsApp, Telegram, anche SMS. L'email della radio è webradio@uslow.it, il sito web www.webradiouslow.it. La linea quindi alla conduzione esterna. E quindi entriamo subito nel focus della puntata odierna, che è dedicata alla riforma costituzionale sottotitolo Tra centro e regioni, proprio in virtù di questo orientamento di riforma introdotto dal DDL Boschi. La scheda introduttiva è stata predisposta ed è letta dal nostro Elia Barbugliani. Il 12 aprile 2016, con 361 sì, 7 no e 2 astenuti, la Camera ha approvato il DDL Boschi, con il quale viene riformato profondamente il testo della Costituzione. Il testo, non essendo stato approvato dai due terzi dei componenti delle due Camere, sarà sottoposto a referendum il prossimo autunno, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. La riforma costituzionale, se promulgata, muterà sensibilmente gli equilibri istituzionali del nostro Paese. Camera e Senato avranno diverse funzioni e cambierà l'iter legislativo. La Camera, in particolare, sarà il vero organo legislativo e l'unica ad essere legata al Governo per il tramite del voto di fiducia. I senatori, invece, non verranno più eletti dai cittadini, ma all'interno dei consigli regionali, e cambieranno le attribuzioni tra Stato e Regioni, con la preminenza delle attribuzioni statali, in senso di marcia inverso rispetto alla riforma costituzionale del 2001. Grande potere, quindi, viene dato al Governo, che potrà anche sollecitare la Camera all'adozione in 70 giorni di disegni di legge ritenuti urgenti. Alcuni limiti, invece, verranno posti alla decretazione d'urgenza. E ancora, cambiano le regole per l'elezione del Presidente della Repubblica e per la nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Vengono abolite le province e il CNEL. Uslow Web Radio, in vista del referendum del prossimo autunno, dedicherà una serie di focus sulla riforma costituzionale, nel corso dei quali ci confronteremo con i politici e giuristi protagonisti di questo cambiamento, che interesserà non solo la nostra professione, ma anche la nostra vita come cittadini. Questa settimana abbiamo con noi l'onorevole Andrea Mazziotti di Celso, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, con il quale affronteremo un aspetto decisivo della riforma: i nuovi equilibri politici che si verranno a creare in Parlamento e il destino delle regioni dopo la riforma degli articoli 117 e 118. Buon ascolto. Svegliati, Avvocatura. Grazie Elia, che ci ha spiegato
Il contenuto del focus di oggi, la riforma costituzionale tra centro e regioni. Ricordiamo che il responsabile di puntata, cioè quello che ha curato le interviste e la costruzione di tutta la scaletta, è Angelo, mentre il responsabile di coordinamento settimanale è lo stesso Elia. E ora entriamo nel vivo del focus con la prima intervista, che è molto lunga, quindi la sentiremo in due parti. Ora ascoltiamo la prima parte. L'intervista condotta da Elia Barbujani con l'onorevole Andrea Mazziotti di Celso, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, e ci parla di riforma costituzionale anche in vista del referendum, il famoso Senato delle Autonomie e tante altre cose. Ascoltiamolo. Siamo collegati con l'onorevole Andrea Mazziotti di Celso, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Buongiorno. Oggi vogliamo parlare della riforma della Costituzione, anche in vista del referendum che si terrà, che porta molte modifiche alla nostra Carta. E infatti si parla di Senato delle Autonomie, cioè quindi una differenza proprio delle attribuzioni tra le due Camere. Senato delle Autonomie anche perché i senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. Però dall'altra parte il titolo quinto della Costituzione verrà riformato riportando in seno allo Stato centrale alcune attribuzioni che invece la riforma del 2001 aveva cercato di attribuire alle regioni in chiave federalista. C'è una contraddizione? No, non c'è una contraddizione, perché l'esigenza di una Camera politica che faccia da luogo di compensazione tra le posizioni statali e gli interessi delle autonomie esiste. E quindi, ad esempio, invece che avere una situazione come quella che si verificava prima, in cui il Parlamento era integralmente statale, diciamo, e deliberava su materie, poi arrivavano le regioni dicendo no, questa è di mia competenza e andava alla Corte Costituzionale, in questo caso il dialogo sarà parlamentare, cioè sulle leggi non bicamerali, cioè dove non è obbligatorio anche il voto del Senato, il Senato potrà comunque chiedere di pronunciarsi, fare delle proposte entro 30 giorni e poi la Camera delibererà se usarle o no. Ci sarà insomma uno strumento di dialogo e di soluzione dei conflitti che non sarà necessariamente andare alla Corte Costituzionale. Invece quella riduzione di cui lei parlava delle competenze delle regioni a vantaggio dello Stato, dal mio punto di vista è sacrosanta, perché nella riforma del 2001 sono stati fatti alcuni pasticci. Basti pensare che questioni come il commercio estero, le grandi infrastrutture nazionali, l'energia sono materie che non erano integralmente di competenza statale, col risultato che si avevano regioni con gli uffici per il commercio sparsi per il mondo, ognuna per i fatti suoi, leggi energetiche diverse, leggi sulle infrastrutture diverse, con problemi burocratici enormi. Questa riforma risolve questi aspetti. Quindi è una riforma anche che guarda all'Europa e a una maggiore competitività a livello economico in questa risoluzione delle diverse attribuzioni tra Stato e Regioni? Beh, sicuramente quella è la finalità, nel senso che ad esempio l'energia è una materia che ormai è una materia europea, non è una materia, diciamo, italiana. Avere una legislazione regionale in materia di energia o anche di infrastrutture, ormai combinando le due cose, ad esempio ci sono tutte le grandi infrastrutture energetiche che sono internazionali, avere il rischio che le regioni mettano bocca bloccando invece di farsi magari sentire ma senza un potere diretto sulla cosa era un problema ed è un problema enorme. Invece noi dobbiamo avere un sistema in cui le regioni mantengono l'autonomia, ma l'ultima parola se la prende in termini di responsabilità e di decisione se la prende lo Stato centrale. In questo però gioca anche un ruolo, il ruolo delle autorità indipendenti. Nelle attribuzioni a livello statale bisogna considerare che poi molte materie vengono normate con regolamenti e linee guida da parte per esempio dell'ANAC o di altre autorità. Certo, però questo è, diciamo, contribuisce naturalmente a un sistema più efficiente e più coordinato, però è indubbio che, penso soprattutto alle infrastrutture, il fatto che ci fosse una legislazione regionale è una delle cause dei ritardi del nostro paese in campo infrastrutturale. E anche, come lei ha detto prima, di un grandissimo contenzioso che impegnava lo Stato e le regioni. Sì, esattamente, il contenzioso nasceva dal fatto che, diciamo, utilizzando le cosiddette materie concorrenti partiva una polemica costante tra Stato e regioni
su chi dovesse legiferare su certi argomenti. La realtà è che è anche un problema di responsabilità politica. Se le regioni avessero lavorato in modo più coordinato, evitando di farsi concorrenza per motivi politici, perché magari una era del centro-destra e una del centro-sinistra, o per farsi concorrenza di campanile, con una maggiore attenzione ad esempio alle imprese che si trovano in molti casi con una legge diversa che regola la loro attività a 30 chilometri da uno stabilimento all'altro, perché magari sono sul confine di una regione. Se avessero evitato questo tipo di comportamenti, il problema sarebbe stato inferiore. Invece purtroppo abbiamo avuto anche delle amministrazioni poco responsabili che hanno contribuito a peggiorare la situazione. Svegliati, Avvocatura. Decisamente interessanti le parole dell'onorevole Andrea Mazziotti al microfono di Elia Barbugliani. Un'intervista, come dicevamo, veramente interessante, che abbiamo deciso di mandare in due parti. Adesso infatti andremo ad ascoltare Clara Mazzarella nella sua pillola Avvocati nella letteratura, che ci parla di uno specialista un po' particolare, un medico che si interessa di questioni di diritto, di Pietro Calamandrei. C'era una volta un medico che, quando era chiamato al letto di un malato, invece di mettersi ad osservarlo e ad ascoltarlo pazientemente per diagnosticare il suo male, cominciava a declamare certe sue dissertazioni filosofiche sull'origine metafisica delle malattie che, a suo dire, dimostravano superflue le auscultazioni del degente e perfino la misurazione della temperatura. I parenti, che attendevano la diagnosi intorno al letto, rimanevano sbalorditi da tanta sapienza, e l'ammalato, di lì a poche ore, tranquillamente moriva. Questo medico, a volerlo definire con gergo forense, si potrebbe chiamare uno specialista per le questioni di diritto. Piero Calamandrei, Elogio dei giudici, scritto da un avvocato. Svegliati, Avvocatura. Ed è sempre importante ascoltare i moniti che ci lancia Piero Calamandrei dai suoi libri, dalle sue pagine. E ascoltiamo la seconda parte dell'intervista all'onorevole Andrea Mazziotti di Celso, lo ricordiamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. L'intervista è stata condotta da Elia Barbugliani, che è anche responsabile di coordinamento settimanale delle nostre puntate di Svegliati Avvocatura. Abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista e ora ascoltiamo il resto. In primo luogo viene superato il bicameralismo perfetto e il meccanismo della navetta. Quali sono i vantaggi e quali punti critici? Ma guardi, i vantaggi sono importanti, perché oggi il sistema bicamerale funziona male. Funziona male non tanto, come si dice spesso, per i tempi, quanto per il fatto che non c'è una coerenza di attività dei gruppi parlamentari e dei partiti tra le diverse camere. Quindi è come se ci fossero due parlamenti, si manda una legge avanti e indietro, spesso ci sono delle polemiche, disaccordi tra le diverse camere, tra i diversi gruppi parlamentari, magari dello stesso partito nelle due camere. L'abbiamo vissuto anche con la riforma costituzionale. Si fanno dei compromessi dicendo, perché se no poi il Senato non lo approva, perché se no poi la Camera non lo approva, il risultato, la qualità legislativa peggiora. È esattamente l'opposto di quello che voleva chi ha fatto il bicameralismo paritario, che era che le Camere servissero anche a correggere gli errori fatti nelle altre. Oggi quasi sempre i provvedimenti nel passaggio della navetta dei due o tre passaggi peggiorano, e in più si riducono i tempi. Da un punto di vista politico invece, quali scenari, quali equilibri si aprono per un governo che riceverà la fiducia solo dalla Camera dei Deputati, e tra l'altro formata sulla base di una legge elettorale che attribuisce un forte premio di maggioranza? Ma guardi, secondo me tutti ne stanno parlando di questa cosa, secondo me cambia poco. Consideriamo che oggi col Porcellum il Partito Democratico ha sostanzialmente comunque il controllo della Camera dei Deputati, non del Senato, ma questa, diciamo, è una situazione un po' anomala, nel senso che nessuno aveva una maggioranza all'esito delle elezioni
elezioni, quindi era un sistema che funzionava a pochino. Domani ci saranno, è vero, 340 rappresentanti della maggioranza del partito che avrà vinto le elezioni, però non dimentichiamo che 240 di questi saranno stati eletti con le preferenze. Ora, io non amo le preferenze, non era la mia proposta, però dire che il Premier avrà un controllo assoluto quando ben oltre i due terzi dei parlamentari che rappresenteranno il suo partito in Parlamento sono eletti con le preferenze è chiaramente eccessivo. Diciamo che se ci fossero state liste bloccate totali è una cosa, ma siccome non è così è un tema che io proprio non vedo. Quindi comunque diciamo ci sono pesi e contrappesi anche in questa riforma del... No, i contrappesi vengono rafforzati perché l'elezione del Presidente della Repubblica adesso dalla settima votazione in poi si fa con i tre quinti e quindi diciamo con il 60%, mentre nella Costituzione attuale si vota poi a maggioranza assoluta, mentre la maggioranza assoluta non basta mai con la nuova Costituzione, quindi un accordo con l'opposizione per eleggere il Presidente è sempre necessario, sarà sempre necessario. Quindi essendo sempre necessario, perché se lei fa i conti, chi vince la Camera ha 340 parlamentari, i senatori sono 100 o ha 98 senatori, ma mi sembra praticamente impossibile dato che in più l'elezione del Senato deve essere su base proporzionale, oppure deve fare un ampio accordo con la minoranza. Oggi in teoria non è così, nel senso che in teoria oggi se ad esempio il Partito Democratico e gli altri alleati di maggioranza avessero voluto votare da soli nell'ultima elezione avrebbero potuto eleggere il Presidente della Repubblica da soli. Chiarissimo. Onorevole, io la ringrazio per essere intervenuto per affrontare questo tema che è insomma molto spinoso in questo momento. Ci aggiorniamo poi in vista del referendum. Grazie mille, a disposizione. Uslow Web Radio. E dunque ringraziamo Elia Barbugliani per questo preziosissimo apporto e possiamo senz'altro chiudere il focus della puntata ed entrare nell'attualità. E Pino Gallo è caduto. Pino Gallo è caduto da Skype, cerchiamo di riprenderlo subito dopo, stava dicendo per l'appunto che è chiuso. Quindi il focus. Non era mia connessione che non lo sentivo. Non è soltanto la tua connessione, ora lo ripeschiamo. Senti, se me lo consenti, appena... mentre tu vai al fiume a ripescare i tuoi pesci, io magari inizio con una rassegna stampa. Bellissima, vai. Ecco, allora noi come al solito abbiamo la nostra selezione di notizie predisposta da Domenico Monterisi e come prima news leggiamo su La Repubblica. Bologna, donna incinta avvelenata con soda caustica, fermato il fidanzato avrebbe confessato. Una donna di 45 anni incinta è gravissima all'ospedale maggiore di Bologna per aver bevuto una bibita che conteneva soda caustica. Inizialmente si è pensato a un incidente, poi in serata la svolta. I carabinieri hanno fermato il compagno della vittima, il PM Giuseppe Di Giorgio ha disposto il suo fermo per lesioni gravissime. L'uomo, 35 anni, avrebbe ammesso dopo iniziali reticenze di avere versato nella bottiglia una sostanza irritante. È ancora da definire il movente, ma potrebbe essere legato proprio alla gravidanza. Gli inquirenti stanno valutando se con quella sostanza avrebbe voluto tentare di farla abortire e da verificare l'ipotesi che il feto abbia delle malformazioni. Allora, quindi questa è una notizia molto preoccupante che si inserisce in tutto quel filone insomma di violenza domestica che non si sa più come fermare. Che cosa, tu hai recuperato qualcuno, Andrea, nel frattempo? Nel frattempo dovrei avere recuperato Pino, sentiamo se è in linea. Sì, in realtà tra venerdì e il sabato annunciato da Andrea uno. Secondo me se voleva andare al mare, noi l'abbiamo fermato, l'abbiamo riacciuffato per i capelli e l'abbiamo rimesso. No, allora scusate, qui mi state prendendo troppo in giro. Il venerdì e il sabato va bene, un errore mio. Ma insomma, Clara, pure te che mi offendi sulla natura, i capelli non si devono toccare in questa trasmissione. Non li toccate. Sono state insensibile. Basta, mi taccio definitivamente. A voi la voce. A
proposito di Clara, Clara, abbiamo da ricordare qualcosa per il pomeriggio di Use Low Web Radio? Sì, perché in realtà mentre Andrea ti ripescava, io ho dato già una lettura della notizia di Domenico con la rassegna stampa, però so che tu avevi un'altra importante notizia di dar conto riguardo l'Ordine degli Avvocati di Bologna e adesso ti faccio parlare. Intanto ricordo come sempre i nostri recapiti, quindi invito a visitare il nostro sito web www.webradioyouslaw.it, dove troverete anche materiale di approfondimento sui temi specifici dei focus che proponiamo a Sveglia di Avvocatura. Troverete anche tante altre sezioni, tra cui anche segnalaci il tuo evento e potete uploadare delle locandine di qualsiasi evento che sia stato organizzato nell'ambito dell'avvocatura, che siano convegni o anche iniziative artistiche, molte delle quali ci stanno arrivando e provvederemo a darvene conto. Vi ricordo l'email webradio@uslaw.it, potete scriverci osservazioni, commenti e addirittura mandarci dei messaggi WhatsApp scritti o vocali che eventualmente mandiamo in trasmissione. Mi raccomando, non più di 2 minuti. 331 30 978 52, appuntamento mattutino fisso con Svegliati Avvocatura alle 7:45, il pomeriggio con appuntamenti di approfondimento su news, breaking news, speciali e quant'altro. Pino, ci dovevi aggiornare su una iniziativa importante. Sì, ragazzi, non so voi, ma qui si suda tra le varie interferenze e i blocchi di connessione. Comunque, intanto, se mi consentite, volevo fare i complimenti ad Angelo Marzo per la bella trasmissione che ha confezionato e che è andata in onda nella giornata di ieri. Una trasmissione, un programma tra musica e diritto che ci ha lietato una giornata festiva con delle musiche e un resoconto sul diritto, sulle problematiche legate al diritto di autore. Ce la siamo cantata, ce la siamo suonata, come si suona. No. Stiamo lavorando per farla diventare un appuntamento fisso delle festività, Andrea, che ti piacciono. Esatto. Angelo Marzo condurrà la coordinamento su queste puntate anche musicali. Scusate l'interferenza in conduzione, ritorno nel mio mutismo. Andrea, è sempre venerdì. Comunque, volevo, se mi consentite... Questa me la pagherete punto. Prima o poi. Io non ho detto niente. Non vi fate ridere. Volevo a questo punto ricordare a chi volesse prendere un caffè con noi il martedì pomeriggio alle 14:30, che è un altro appuntamento della nostra radio che sta tentando di strutturarsi. Dunque, adesso andiamo con questa importante notizia nell'attualità. L'abbiamo ritenuta veramente importante e ce l'ha segnalata il nostro Domenico Monterisi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna aderisce alla mobilitazione internazionale a sostegno della posizione di 9 colleghi arrestati arbitrariamente in Turchia il 16 marzo scorso nell'esercizio della loro professione, senza alcuna notifica delle accuse che venivano loro mosse. A seguito di un ricorso, 7 di questi colleghi sono stati liberati, pur rimanendo indagati, ma gli altri 2 sono tuttora agli arresti. I 9 colleghi sono membri di un'associazione locale, Associazione degli Avvocati per la Libertà, e vennero arrestati alla vigilia di un'udienza in cui sarebbero comparsi per difendere altri 46 colleghi anch'essi arrestati nell'esercizio della professione nell'ambito di una operazione asseritamente antiterroristica. Ancorché a tutt'oggi gli avvocati incriminati non conoscano le loro accuse, nel corso dell'interrogatorio è stato loro contestato di aver concesso interviste ai media, di aver presentato ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di essersi incontrati con i loro clienti, in sostanza accusati di essere e svolgere l'attività di avvocato. Alla condanna internazionale ha deciso di unirsi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che ha anche deliberato di partecipare direttamente quale osservatore internazionale con il proprio consigliere delegato, l'avvocato Sergio Palombarini, che cercheremo di sentire, all'udienza cautelare che si terrà il 22 giugno a Istanbul, nel corso della quale verrà deciso l'eventuale prolungamento della detenzione in carcere dei colleghi. Era una notizia
anche molto importante, che si inserisce adesso anche nel successivo contributo che ci viene da un'intervista di Milena Miranda con Nicola Canestrini, avvocato in Rovereto, provincia di Trento, titolare dello studio Canestrini Lex, presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto, coordinatore, importante questa notizia, del progetto Avvocati Minacciati per l'Unione Camere Penali. Andrea, la potremmo mandare? Siamo con l'avvocato Nicola Canestrini, presidente delle Camere Penali di Trento e Rovereto, ora anche coordinatore del progetto Avvocati Minacciati per le Camere Penali. In che cosa consiste questo progetto, Nicola? Guarda, avvocati vengono minacciati tutti i giorni, tutte le parti del mondo, a causa della loro funzione. Non pensiamo solo alla Cina, all'Honduras o alla Turchia, pensiamo ad esempio alla Spagna, in cui l'anno scorso sono stati arrestati degli avvocati perché ritenuti, come dire, fiancheggiatori dei loro clienti, difendevano dei presunti terroristi dell'ETA. Pensi invece a un collega francese che il 2 giugno prossimo, cioè domani, ha una diciamo un procedimento disciplinare perché avrebbe guardato male il magistrato in udienza. Si tratta di un attacco non a singole persone, ma alla funzione difensiva che noi tutti svolgiamo. Quindi fa il diritto di difesa e il diritto poi di esercitarla, questa difesa, che ovviamente... Esattamente, si parla di effettività della difesa che deve essere garantita e che quindi non deve essere solo sulla carta. Gli stati e i governi, purtroppo non solo dittatoriali, si ne inventano di tutti i colori per limitare l'effettivo esercizio della difesa. Vi sarebbero moltissimi esempi, messe accuse contro gli avvocati che vengono identificati con la ragione dei loro clienti, mancata protezione degli stessi quando subiscono attacchi dall'opinione pubblica o sui media, o addirittura frasi come quelle del nostro Presidente del Consiglio che dà la colpa agli avvocati che fanno dei ricorsi per, e così fermano il progresso di un paese come l'Italia. Si tratta di attacchi più o meno gravi, ma ai quali tutti dobbiamo reagire come categoria. Quindi il progetto riguarda in particolare il diritto di difesa, la tutela del diritto di difesa. Però a noi interessava la questione, diciamo, in particolare la questione turca. Dopo la morte di Tahir Elsi, ormai credo 6 mesi fa, 7 mesi fa, perché era fine novembre, benissimo, bravo, così hai ricordato anche la data dell'anno scorso. Com'è la situazione in Turchia per gli avvocati? Cioè, non voglio dire che non siano liberi di pensare, perché immagino restino liberi di pensare, ma possono patrocinare? Com'è la loro proprio situazione effettiva di legali lì in Turchia? Tu sei stato a gennaio, scusami se non erro, dal 22 al 24 gennaio come delegazione degli avvocati in Turchia, vero? Correggimi se sbaglio. Sì, sono stato in Turchia a Diyarbakır, che è al confine con la Siria, dove c'era un pesantissimo coprifuoco a carico della popolazione civile. Siamo andati, sempre nell'ambito di questo progetto Avvocati Minacciati, almeno io, il collega di vecchio menzione, che componeva la delegazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane, perché era stato ucciso il presidente del Consiglio dell'Ordine di Diyarbakır, che qualche mese prima, a settembre, aveva fatto una pubblicazione in cui denunciava la gravissima violazione dei diritti umani a cui la popolazione era sottoposta quando subiva questo coprifuoco. Peraltro, perdonami sempre se ti interrompo, ma hai anche notizie di come sta il processo? Perché in realtà pare che vogliano far passare come uccido da delinquenti comuni, quindi non lo fanno passare come diritto politico, parliamoci chiaro. Ti risulta? Tahir Elçi è stato sicuramente ammazzato dalle forze di sicurezza turche e questa è una certezza. È stata documentata tramite la commissione degli ordini avvocati di Diyarbakır
Vi sarà il prossimo 10 e 11 giugno l'open day delle Camere Penali a Rimini, in cui presenteremo gli sviluppi di queste indagini in videoconferenza con uno degli incaricati che seguono l'indagine per l'Ordine degli Avvocati di Arbakir, che ci aggiornerà sull'indagine. Benissimo, quindi tu ci dici 11 e 12 giugno, quindi vi seguiremo 10 e 11, assolutamente. 10 e 11. Ah, 10 e 11, perfetto. Vi seguiremo settimana prossima. E il sabato mattina in particolare ci sarà questa tavola rotonda che si occuperà nello specifico di avvocati minacciati. Interverrà l'avvocato Serkan Akbas in videoconferenza della Diyarbakir, che aggiornerà su come va l'indagine. Ma posso già dire che è volontà degli avvocati turchi e spero di tutto il mondo che questa sia un'indagine effettiva ed indipendente. Certo. Ci sono stati purtroppo numerosi tentativi di depistaggio da parte del governo turco. Vi basti sapere che Tahir Elç è stato praticamente ammazzato in diretta, perché lui stava facendo una conferenza stampa a tutela dei monumenti storici curdi. Sì. Gli operatori della polizia che erano lì per filmare lui, in quanto era già sotto l'occhio del servizio di sicurezza ed era anche indagato dalla giustizia turca per alcune sue affermazioni riguardanti il PKK e per alcune sue indagini sull'impunità delle forze di polizia, e l'operatore del forza di sicurezza che ha filmato il suo omicidio ha detto di avere erroneamente spento la videocamera proprio nel momento in cui lo sparo ha colpito Tahir Elç, un unico sparo entrato dalla nuca, uscito da sopra l'occhio. Tralasciamo commenti. No, perché i commenti farli tranquillamente e li faccio e li farò al convegno a cui andrò il 18 giugno, invitato dall'Ordine degli Avvocati di Arbakir, proprio sulla Police Impunity, sull'impunità delle forze di polizia. Quindi ricordiamo queste due date, 11 e 12 a Rimini. 10 e 11. Io sempre 11 e 12, mi ricordo, 10 e 11 giugno a Rimini e il 18 giugno a Diyarbakir, su un convegno cofinanziato dall'Unione Europea e organizzato dagli Ordini Avvocati di Diyarbakir, in cui andrò a parlare dell'impunità delle forze di polizia nei crimini che li riguardano. Nicola, un'ultima cosa, cosa pensi di questo accordo Unione Europea-Turchia che riguarda praticamente una sorta di delega del diritto di asilo di competenza, resta di competenza della Turchia, cioè è come se l'Unione Europea avesse detto occupatevene voi, cosa ne pensi? L'accordo è illegale dal punto di vista del diritto internazionale, in particolare per le convenzioni di Ginevra che sono in vigore da oltre 60 anni. Amnesty International ha fatto un bellissimo slogan che dice governanti d'Europa, voi dovete preoccuparvi non delle prossime elezioni, ma di ciò che scriveranno i libri di storia su di voi tra 50 anni. Ricordo però che per fortuna già un tribunale ha dichiarato non effettivo quell'accordo, disattendendo l'indicazione a Turchia come paese sicuro, e mi piace ricordare che dietro ogni sentenza coraggiosa ci sono degli avvocati preparati. Ah, benissimo, grazie Nicola. Nicola, sei stato preziosissimo, grazie a te, buona giornata, buon lavoro. Grazie, ciao. Svegliati, Avvocatura. Venerdì 3 giugno, sono le 8:19 minuti in quest'istante. Bene, noi ringraziamo Milena Miranda che ha raccolto questa bella intervista che abbiamo appena ascoltato. Proseguiamo con le notizie che sono state selezionate da Domenico Monterisi per Iuslo Web Radio. Sempre su Repubblica leggiamo: autismo e vaccini, nessuna correlazione, ma i periti del tribunale si dividono sui controlli pre-vaccinali. A Trani,
Il PM chiede l'archiviazione nella causa intentata da una famiglia che ipotizzava un nesso causale tra i disturbi del figlio e il trivalente. Decisiva la perizia degli esperti, che hanno escluso connessioni fra vaccino e malattia, ma si sono divisi sulle raccomandazioni circa i test preliminari da eseguire sui bambini prima di procedere all'immunizzazione. No a esami invasivi, inutili e costosi. Vediamo come questa questione dei vaccini andrà a finire, anche perché insomma ci sono molti pareri contrastanti sul punto. E ora proseguiamo con le nostre rubriche settimanali, ma anzi più che settimanali, perché stiamo per ascoltare la pillola predisposta dal gruppo Facebook PCT, Processo Civile Telematico, nato e curato da Roberto Di Pietro, che è amico e consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano in provincia dell'Aquila. Pillola che, come sappiamo bene, va in onda ogni martedì e venerdì. Questa pillola è letta dal collega Gilberto Griguoli, è stata letta e predisposta da Gilberto, e fa parte di una redazione che è stata creata all'interno del gruppo Facebook stesso, una redazione particolare che si occupa appunto di redigere delle pillole per la nostra trasmissione Svegliati Avvocatura, anche se i progetti futuri naturalmente sono quelli di creare uno spazio pomeridiano interamente dedicato e autogestito alle attività e gli argomenti trattati nel gruppo Facebook PCT. E quindi stiamo a vedere gli sviluppi che questa organizzazione avrà. La pillola di oggi ci parla di iscrizione al ruolo e procedure esecutive da parte del debitore. Ascoltiamolo. Un saluto a tutti dall'avvocato Gilberto Griguoli, referente del gruppo Facebook Processo Civile Telematico di Roberto Di Pietro. Illustrerò l'iter di iscrizione al ruolo di una procedura esecutiva da parte del debitore. Tale attività si rende necessaria quando l'esecutato debba proporre, ad esempio, un'opposizione agli atti esecutivi, nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto o del pignoramento. Può capitare infatti che in questo breve lasso di tempo il creditore non abbia ancora provveduto ad iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo. La fattispecie in esame è regolata dall'articolo 159 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avvocato del debitore dovrà depositare la nota di iscrizione a ruolo con una copia dell'atto di pignoramento o del verbale in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore. Tale copia può essere anche priva dell'attestazione di conformità. L'iscrizione al ruolo non comporta in questo caso il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo, in quanto solo il creditore che per primo chiede la vendita o l'assegnazione ha il dovere di procedere a questo adempimento. Inoltre, l'iscrizione al ruolo da parte del debitore può avvenire anche in modalità cartacea, essendo semplicemente facoltativa l'iscrizione al ruolo telematica. Infine, va ricordato che sul creditore incombe comunque l'obbligo di depositare telematicamente le copie conformi di titolo, precetto e pignoramento nei termini di legge, pena l'inefficacia del pignoramento medesimo. Con questo è tutto, un saluto da Gilberto Griguoli. Svegliati Avvocatura. E grazie al gruppo FB PCT di Roberto Di Pietro. E prima di proseguire nella nostra programmazione vi do l'ultima delle news predisposte da Domenico Monterisi, tratta dalla stampa. Cosentino scarcerato, concessi gli arresti domiciliari in Molise. Dopo 2 anni di carcere, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha concesso gli arresti domiciliari all'ex sottosegretario all'economia, esponente del PDL, Nicola Cosentino. Era detenuto a Terni da oltre 2 anni. Il provvedimento è in corso di notifica e Cosentino sconterà i domiciliari in una villa di famiglia a Benafro, vicino Isernia. La scarcerazione di Cosentino è stata disposta dal collegio del tribunale, davanti al quale pende il processo cosiddetto Carburanti, in cui Cosentino è imputato insieme ai fratelli per estorsione aggravata e concorrenza sleale in relazione agli affari dell'azienda di famiglia attiva proprio nel settore petrolifero. Ed adesso proseguiamo, come abbiamo detto, nella nostra programmazione. C'è la pillola aspettando il congresso. In questa occasione abbiamo ascoltato Daniele Grasso, avvocato del Foro di Venezia e presidente del COA di Venezia,
all'epoca del Congresso Nazionale Forense del 2014. Con Daniele si parlava degli aspetti organizzativi di un congresso, ma non ha voluto mancare di far ascoltare il suo parere sul momento della rappresentanza forense. Andrea, lo potremmo mandare? Ma credo senz'altro che non si sia verificato questo, nonostante gli auspici che derivavano dal congresso e anche dagli interventi che durante il congresso hanno animato la discussione. Purtroppo la possibilità di riuscire ad individuare quell'organismo che nelle aspettative della norma dell'articolo 39 era stato concepito, non mi pare che si sia assolutamente prospettato neanche nelle intenzioni di chi interpreta le varie parti dell'avvocatura. Quali furono le cause secondo te? Sono molteplici le cause, sarebbe anche piuttosto complesso riuscire ad individuarle. Resta il fatto che la diversità di approccio nei confronti di tutte le problematiche che costituiscono momenti di priorità nella gestione degli assetti, dei vari assetti dell'avvocatura in relazione ai cambiamenti che la riforma ha imposto, ha eradicato dei contrasti che non si sono superati e che forse nelle intenzioni non si riusciranno mai a superare. C'è la necessità di dover raggiungere dei compromessi e la volontà di disponibilità al compromesso io credo che manchi. Mi riferisco in particolare ai vari temi delle specializzazioni, ai temi dell'accesso alla professione, al tema che riguarda specificamente le questioni attinenti alle società di avvocati ed altri che tutti noi conosciamo bene. Daniele, ti faccio un'ultima domanda, ci stiamo avvicinando al congresso di Rimini, questo vuol dire complessa organizzazione, riunioni fiume, come fu l'andamento dei lavori organizzativi del congresso di Venezia? Dal punto di vista organizzativo il congresso ha portato ad un bilancio assolutamente positivo. Venezia presentava delle non trascurabili criticità sotto il profilo logistico che sono state superate grazie ad un lavoro veramente improbo che si è riusciti a realizzare con il contributo di personale altamente specializzato. Il congresso però è importante non tanto in quanto evento convegnistico, ma soprattutto in quanto momento di lavoro dell'avvocatura di natura prettamente assembleare. Gli avvocati hanno interpretato questo impegno con grande proiezione verso i momenti del confronto, che si sono tradotti in adozione di delibere sulle quali gli scontri sono stati evidenti, sulle quali le posizioni di diversità si sono constatate nel confronto piuttosto acceso, ma ha portato comunque a dei risultati particolarmente importanti. Credo che abbia toccato l'apice soprattutto con la presenza, con il momento culminante della presenza del ministro che in quella fase ha assunto anche degli impegni, in verità non tutti realizzati, ma comunque in gran parte. Questa è un'altra, è un altro, sarebbe un altro discorso. Daniele, un grazie dalla intera redazione di Uslo Web Radio. Grazie ancora.
Buon lavoro a voi, grazie a voi dell'occasione. Svegliati, avvocatura. Uslow Web Radio, sempre in diretta, sono le 8:29 minuti e 40 secondi in questo momento. Svegliati Avvocatura va in onda dal lunedì al venerdì alle 7:45 e con oggi, venerdì 3 giugno, termineremo l'undicesima settimana di programmazione ordinata e ordinaria di questo programma. Il telefono della radio è 331 309 7852, l'email webradio@uslow.it, il sito web che sta per essere ulteriormente implementato con altre sezioni è www.webradiouslow.it. La linea alla conduzione. Andrea, che dire, siamo davvero contenti di offrire questi contributi così prestigiosi. Noi dobbiamo ringraziare Daniele Grasso, ex presidente del COA di Venezia, per la sua disponibilità, ma siamo contenti anche di aver ascoltato l'onorevole Andrea Mazziotti di Cenzo, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Tutto questo è reso possibile dal grandissimo lavoro che la nostra redazione porta avanti. Adesso, Clara. Sì, è un momento semiserio, è il momento di Radio Corso, atti e pareri, predisposto da Vincenzo Grieco, per tutti coloro che si stanno preparando per l'esame di avvocato scritto, quindi in vista di dicembre. Sentiamo i consigli che ha da darci oggi Vincenzo. Buongiorno, svegliati avvocatura, quinta puntata del radiocorso Atti e Pareri. Come promesso, quest'oggi ci occuperemo della terza tappa obbligata, da cui necessariamente il nostro prezioso parere deve passare per ottenere l'avallo favorevole della commissione. I tempi radiofonici ci impongono di essere sintetici, esaustivi ed accattivanti, e questo, vedrete nel proseguio, si sposa perfettamente con le capacità che dobbiamo affinare in vista del prossimo dicembre. Per chi stesse pensando che la fatidica 3 giorni è lontana, pensi per un attimo a cosa sarebbe Usain Bolt se allo stesso fosse concesso lo stesso arco temporale entro cui prepararsi per aggiudicarsi nuovamente il titolo di campione olimpico nei 100 metri. Con la speranza che l'invito a cimentarsi sin da ora ad esercitarsi sia colto come mordente, senza bisogno alcuno di scongiuri, non ci resta che iniziare. Oggi è la volta del terzo tassello, la disamina degli istituti generali. Qui un ruolo fondamentale gioca l'aver adeguatamente rispolverato il buon vecchio Gazzoni per civile e il terribile Fiandacamusco di penale, o qualunque altro manuale preistorico voi siete capaci di rinvenire nei meandri della vostra camera. In questa fase occorre, una volta compresa la questione giuridica sottesa al parere in esame, descrivere in poche battute la fisionomia dell'istituto valevole per il caso concreto. Così, allorquando la traccia d'esame raffiguri due soggetti in combutta fra loro, intenti a truffare la nonnina e la pensione appena riscossa, occorre nel parere indicare l'istituto generale costituito in questo caso dal reato di truffa, a norma dell'articolo 640 CP. Una buona disamina generale della fattispecie penale che viene in rilievo può essere così introdotta. Il reato di truffa, rientrante nel novero dei delitti contro il patrimonio, è posto a tutela non solo dello stesso, ma anche a presidio della libera autodeterminazione del soggetto a disporre delle proprie sostanze, senza condizionamenti truffaldini suscettibili di diminuirne il quantum. Difatti, rientrante nel novero dei reati in contratto, si caratterizza per il modus operandi, consistente nella stipula di accordi negoziali idoni a falsare il sinallagma contrattuale mediante l'impiego di artifici e raggiri finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto con l'altro inganno. Al fine di meglio padroneggiare gli istituti giuridici, si consiglia altresì di leggere riviste giuridiche, in cui molto spesso il redattore offre, accanto al commento della sentenza, una breve ricognizione dell'istituto codicistico richiamato. Nel prossimo appuntamento ci occuperemo della quarta tappa, la risposta ai quesiti giuridici. Questo è il nocciolo del nostro elaborato, perché rappresenta il nostro asset difensivo. Alla prossima e svegliati avvocatura! Uslow Web Radio. Grazie allora anche a tutti i collaboratori di del consiglio del comitato di redazione di Uslow Web Radio che creano
questi contributi che occupano interamente Sveglia di Avvocatura con tante interviste di altissimo livello. Siamo davvero arrivati al termine di questa puntata di venerdì, un ponte che speriamo davvero vi possiate godere in piena tranquillità, pronti e forti per riaffrontare la prossima settimana. Prossima settimana che sarà densissima di eventi. Cercheremo anche di seguire la commissione parlamentare, la seconda commissione giustizia presso la Camera dei Deputati, dove si terrà un importante evento. Non lo svegliamo adesso, ma il 7 giugno avremo modo di arrivare preparati anche su questo, e ci saranno tanti contributi anche pomeridiani della radio, soprattutto con le collaborazioni esterne con i vari canali YouTube e anche Radio Radicale. Già abbiamo predisposto numeroso materiale per questo pomeriggio, per sabato e come si conviene anche per la domenica. Davvero da Andrea Pontecorvo a questo punto è tutto. Ricordo per l'ultima volta il numero di telefono 331 309 7852, l'email webradio@uslo.it. fateci arrivare commenti, consigli, critiche e eventualmente non ne aveste anche un semplice click sulle nostre pagine Facebook, sui nostri social, davvero sarà cosa gradita. Colleghi, da Andrea Pontecorvo a Roma, un caro saluto e un ottimo fine settimana. E dunque, come dice Andrea, veramente siamo arrivati alla fine di questo venerdì radiofonico. Finalmente per Andrea domani è sabato, godiamoci questo. Grazie. Infilza il coltello l'ultima volta, grazie. Ha detto domani Andrea, non domani, oggi. Non oggi. È attento. Godiamoci questo fine settimana. Un consiglio: andate a riascoltare la trasmissione di Angelo Marzo in podcast Musica e Diritto con Mambo, Rumba, Cia 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 e quant'altro per allietarvi la domenica. Da Pino Gallo è veramente tutto. Buon proseguimento di giornata. È vero, il mambo degli Animal Lune, li ricordiamo, che sono molto simpatici, spero che suoneranno ancora presto per noi. Io vi ricordo soltanto gli appuntamenti, ovviamente con Svegliati Avvocatura lunedì alle 7.45, ma tenete d'occhio la vostra app, il nostro sito, la pagina Facebook anche nel weekend, soprattutto gli appuntamenti pomeridiani, perché sicuramente usciremo con qualche speciale breaking news dell'ultimo minuto o qualche speciale tematico dedicato. Un ulteriore appuntamento, vi ricordo, martedì pomeriggio alle 14.30, Coffee Break, prendiamo il caffè insieme a Uslo Web Radio, il nuovo programma pensato e condotto dal nostro Pino Gallo. Per il momento è tutto, non è ancora weekend, aspettiamo stasera, ma è il momento di andare in udienza se abbiamo in udienza, e vi saluto a tutti, una buona giornata ai colleghi. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.